Buongiorno bimbe! Ciao! Ciao, ciao amore! Oggi è il nostro ultimo giorno di mare! Isabella, tu domani torni a casa e noi lunedì, quindi siamo tutti agli sgoccioli di questa, per noi, lunghissima vacanza. Oggi andiamo in una spiaggia bellissima, vero? La più bella che c'è? Sì. E niente, pranziamo lì e ci divertiamo e faremo tanti bei giochi, va bene? Mm-hmm. A dopo allora, ciao ciao! Ragazze, andiamo al mare? Sì. Dai, non puoi andare? Guarda che vestito! Sono bellissima, hai visto? Guardate come sono bella con questo abitino da spiaggia. Dai, su, su, andiamo che è l'ultimo giorno? Sì, andiamo. Dai, che da domani tu sei al freddo e noi da martedì. Ma che ora parte? Loro domani sera devono partono domani sera tardi, almeno, quindi fino alle 6 stiamo insieme domani. Noi, sì. No, pranzano da noi, alle 6 vanno via da qua domani, ok? Sì. Yes. Sì. L'aereo è alle 9. È alle 9, 9 e mezza, esatto. Però, guarda, io sono dormono e poi si svegliano e vanno. No. Ma quando amore? No, domani mattina stanno con noi, ma pranziamo insieme. In no, domani no. Abbiamo finito, ragazzi. Però oggi andiamo alle giostre. Stasera? Vediamo, può darsi. Però andiamo fuori? Può darsi. È l'ultima sera in cui... Ma loro, cioè, quando devono andare a dormire, dormono, poi si svegliano e partono? No, partono domani pomeriggio tardi, nel pomeriggio tardi, ok? Quindi domani pranziamo ancora insieme. E arrivano di notte loro. Aria sarà terra. Ancora di salsiccia. Stasera ti faccio il sugo con la salsiccia. Sì. Così domani lo mangi a pranzo, ok, sì, amore? Ok, prego, amore. Per domani a pranzo. Sì, no, oggi non andiamo. Sì, ma il sugo lo faccio per domani a pranzo. Sì. Va bene? C'è ancora un po' di ragù e poi facciamo un altro sughetto, ok? Ok. Non sconcentratevi troppo, bambine. Andiamo al mare. Via. Siamo arrivati, Aria. Questa è la spiaggia, il mare più bello. Ani, fai stare anche Aria però, eh? Aria, vuoi stare qua sopra? Oh! Un dispettuccio! Così sei scesa. Un po' a testa, Anastasia. Hai capito, Ani? Un pochino a testa, eh? Non l'abbiamo portato solo per voi, per tutti e quattro, va bene? Se non lo prendo, lo sgoccio. Vanessa non c'è ancora, eh? No, dove vai? Vieni qua. No, Ani, aspetta, devo venire anch'io, Ani. Fatti vedere. Qua ti esce sangue, ma sei sicura che è stato il pesciolino? Sì, tre volte mi ha morsicato in quel punto. In quel punto? E allora basta, non bisogna più farsi mordere. A me ha tolto tutta la pelle del tallone. Ma perché proprio là? Del tallone. Non lo so. Ma dai, vedi un po', pensa a te. A me era piacevole. A me anche sul piede un po'. Ma dietro il tallone no, vero? A me sì. E adesso ho notato, guarda. Oddio, ma te l'ho... Guarda, mi ha tolto un sacco di pelle, sono tutta rosa. Ma dimmi te, ma è incredibile, mi ha mangiato i piedi. Ani, stai attenta ai pesciolini perché a Vanessa le ha fatto uscire il sangue. Invece a me ha tolto tutta la pelle dal tallone, guarda. Che succede? I pesciolini? Ma che... Guarda, a me... A me ha fatto un favore. Guarda, ce l'ho ancora, lo sento ancora. Guardare. Dai, Isa, dici se ci sono. Guarda, io ce l'ho qua, Isa. Vieni qua. Mamma, guarda. L'hai visto? Mamma, guarda. Sì, amore, ma roba da matti, perché tu non hai pelle morta come la mia? Io ho i calli e quindi loro si mangiano tutta la pelle morta. Solo che prima o poi finisce anche lo quella. Vedi? Sì, ma lo sento, eh. Sì, lo vedi. Eh sì, mi sta mordendo ancora. Chissà se riesco a farlo. Aspetta, Isa, vediamo se si vede. Guarda, è lì che mangia. Ani, la maschera per favore. Brave voi due, avete fatto pace? Brave. A chi la dalle. Ti fa male? Ti brucia? Amore, ti brucia un pochino, ma non hai una ferita grave, eh? Lo so, ma... Vabbè, ci sono questi pesciolini, l'altra volta non c'erano. Ma vero? All'inizio pensavo che mordevano. Mordono, eh? Ma mordono, infatti. Solo che a me non fanno del male perché ho uno spessore di pelle più grosso del tuo. Tu no.
si chiamano calli. Ce l'hai tu, Sami? Lo senti? No, ma ragazzi, veramente ci sono questi pesciolini che ci stanno mordicchiando i piedi, un po' come la terapia dei piedi, appunto, che viene fatta con dei pesciolini piccolissimi che vengono messi dentro una specie di acquario, tu metti i piedi dentro e loro ti tolgono tutta la pelle morta. Noi ce l'abbiamo, gratuita, qui al mare. È fantastico. Che gioco fate voi due, bravissime! Non litigate più, amore, che siete cugine l'ultimo giorno e dovete andare d'accordo, va bene? Bravissime! Guarda quanto sì. Palle ci so fare, è inutile! No? In realtà le fatti no! Brava! No, adesso no, non li sento, te lo dico io quando arrivano. Beh, non ne ho bisogno adesso, non vorrei che se mi mangiano troppa pelle poi mi esce il sangue anche a me, Amore? Ma ci sono, amore. Ma sempre questo punto. E vabbè, dai. Non so, l'altra volta non c'erano qua calabrandinchi. Ma è la prima volta che li sento, li vedo. Che carini, però. Mi fanno tenerezza. Vuoi dire che adesso hai paura e non vuoi più entrare in acqua? No. Non ti fanno niente, Anche se ti esce un goccino di... Vuoi andare a nuotare. Non hai fame? No? Isabella vuol mangiare. Vieni a mangiare anche tu? No. Non ancora? No. Va bene. Andiamo più là. Io ho fame. Vabbè, andiamo più là. Devo andare a dare da mangiare a papà perché non sa cosa prendere e sta mangiando i taralli. Devo dargli il suo panino, ok? Sì, però poi vieni. Sì, dopo. Dai! Ancora? Sei stata... Ma fregatene, vai a nuotare così non ti mordono più. Dai, portate fuori il gonfiabile. Guarda che bello. Guarda, ah, bella, amore. Tienila per ricordo. Ascolta, guarda che ci sono anche le alghe che toccano dentro, e sembrano pesciolini. No, sei sicura? Ho sentito come prima. Ma anche l'alga adesso mi ha toccata e mi sembrava il pesce. Vabbè, dai, era solo uno scherzo. Mi basta, lasciala stare. Andiamo a mangiare, dai. Dai, andiamo a mangiare. Tieni, Vane, mangia qualcosa e poi entriamo in acqua. Basta, lasciala stare. I cucciolini sto andando a cercare Vanessa e Anastasia in pineta perché sono andati con la zia e lo zio e le cugine a pranzare da qualche parte, ma non le trovo. Ragazzi, li ho trovati. Sì. Amore, hai mangiato? Sì, non lo voglio più. Quanto ne hai mangiato? No, hai lasciato un pezzo così. L'hai mangiato tu? No? No, la mamma? Non ti trovavo. Come no? Okay, Aria, non sapevo dove eravate. Aria. Stai mangiando? Sì. Bravissima. Hai bevuto un po' d'acqua fresca? No. Hai mangiato? No. Hai ancora fame? Sì. Sì? Perché non mi hai portato le c'è la pizza se vuoi di là. È un toast. E ancora forse un panino col prosciutto morbido senza niente. Questo. Se no ci mangiamo un gelato più tardi. Ok? Senza troppi carboidrati. Stasera poi mangiamo, va bene? Non lo vuoi più il panino? No. Allora lo chiudi, lo riportiamo indietro che magari più tardi qualcuno lo mangia. Andiamo a berci un caffè, Sami? Certo, sempre. Anche a Willam lo porto. E torniamo in spiaggia, ok? E il gelato quando lo mangiamo? Più tardi, a merenda. Sì, tra un'oretta, un'oretta e mezza. Tanto ok. Sì, dormiamo qua sulle panchine stasera. Abbiamo portato la tenda. Giuro. Isa, ma cosa hai trovato? Lumache. Bellissima. Sai come si chiama questa? No. Boccone. Boccone. Sì, come quella messo che mangiamo. Un pezzo boccone. Di alghe. Bravissima. Non l'abbiamo mai vista. Che vivo. Trovato? Sì che vivo. Anche. Tu hai trovato la seppia, sì. La il seppia. Seppia. Nella pesce? L'osso della seppia. Ah. Quello che si trova anche dentro la seppia se brava, la acquisti. È bello, no? Oh, bello, bellissima. È vivo. Se ne trovi altre 15 più o meno, sì. 14, this evening eat. È vero? Oh, sì. Mettila qua. Va bene. Avete mettila. Ma scusate, siete già in acqua dopo aver mangiato? No, io ho seduto per sempre. Ah, ok. Dai, cos'è successo? Cosa hai mangiato? Bimbe. Tu non ti senti piena che sei in acqua dopo il bagnetto? Dopo la pappa? Sto parlando con te.
stai divertendo? Lo sai che è l'ultimo giorno del mare oggi? Sì. E poi non veniamo più al mare? Poi si parte. Goditelo amore, l'ultimo giorno, eh. Mi dite quanto sto sott'acqua, ok? Va bene, ma non troppo, eh. Io, a me non piace tanto questo gioco, vai. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 secondi. Vai, vai Aria. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 10 secondi, brava! Vanessa! No, fammi vedere cosa hai trovato. Cosa hai trovato? Un pesciolino, morto? Ma questo è quello che deve aver mangiato troppa pelle dei miei piedi, probabilmente. Ha avuto un'indigestione, Magari l'abbiamo calpestato prima e non l'abbiamo visto. Ma no, figurati. Perché mio papà ha detto, prendi un pesce perché è difficile per prendere un pesce. E invece tu l'hai preso. Sì, ma è morto, eh. Ma non ha detto vivo o morto. Ok. Quindi andava bene anche morto? Sì, perché non mi hai detto vivo, mi hai detto un pesce. Eh già, questo giusto, hai ragione. La granita, tu come l'hai presa, Isa? Assolutamente. Buona. Tu cosa stai facendo? Ti stai mangiando la mia? Anastasia, me la fai cadere, poi mi mangio la tua, sappilo. Com'è, cocco? Ti piace? E il tuo com'è? Alla menta? Invece Vanessina, l'orsetto che ha trovato a metà nel sacchetto. E vabbè, però c'era l'altra metà. Amore, calmati, calmati. Amo chi ha la lingua verde. Anastasia. Arancione. Arancione. Isabella. La tua mi fa paura, perché hai pezzi di cocco. Ultima pausa prima di ritornare a casa. Com'è andata questo ultimo giorno di mare? Bene, abbiamo conosciuto chi? Linda. Linda e Alessandro. Abbiamo trascorso un pomeriggio con loro bellissimo. Sono umbri, quindi arrivano dall'Umbria. E li salutiamo? Allora, tu saluti Linda. Ciao Linda. Ciao Alessandro. E ciao la mamma e il papà di Linda e di Alessandro, vero? Due persone stupende. Speriamo che guarderanno questo video, così vedranno appunto che sono stati salutati da noi, perché è stato veramente un piacere averli conosciuti, vero? Sì. Ragazze, tra poco si va a casa. Ragazzi, siamo tornate a casa, ci siamo lavate, sì. Ci siamo cambiate e adesso andiamo a mangiare qualcosina. Ultima sera con Aria e Isabella. Isa è passata, sono passati 8 giorni in un attimo, sì, va bene, sono passati 2 mesi, è vero amore, ti dispiace? Sì. Però magari ci rivedremo presto, chi lo sa. Sì, boh. Speriamo, dai, veniamo noi in Inghilterra, ok? Sì. Sarebbe bello, eh. Concludiamo qua questo video. Salutiamo i nostri cucciolini, invitiamoli a iscriversi al loro canale, risalutiamo Linda e Alessandro e un bacio a tutti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollice in su. Ciao ciao, ciao.